Voglio essere libero, libero come un uomo. Buonasera, anche questa sera parleremo di agricoltura. Dopo i famosi agrumi della Tunisia, dopo il pesce del Marocco e in genere dei paesi del Maghreb, dopo gli accordi che hanno massacrato la nostra agricoltura e la nostra pesca a vantaggio dell'industria pesante, delle industrie metalmeccaniche del nord Italia, ma soprattutto del centro-nord Europa, ecco, l'Europa ne ha fatta un'altra delle sue. L'Europa ha permesso l'immissione nel mercato comune europeo, l'immissione nei paesi dell'Europa, pensate, di 70.000 tonnellate di olio. 70.000 tonnellate di olio. Questo significa un duro colpo per gli olivicoltori italiani, soprattutto per quelli pugliesi che dovranno combattere contro la immissione nei nostri territori di virus che stanno danneggiando, stanno falcidiando le piantagioni di ulivo della Puglia e chissà, speriamo di no, ecco, possano aggredire anche quelle della Sicilia. Devono combattere contro gli immigrati clandestini in forma di coleotteri, in forma di insetti, in forma di virus, insomma in forma di malattie delle piante, ma devono anche combattere una Unione Europea che invece di occuparsi di armonizzare il sistema giudiziario di tutti i paesi che ne fanno parte, invece di creare una politica estera comune, invece di creare una politica di difesa comune, preferisce, ecco, danneggiare i paesi produttori di olio, e sicuramente tra questi l'Italia è uno dei maggiori, consentendo l'immissione nei nostri mercati di 70.000 tonnellate di olio, di oliva proveniente da questi paesi. Sarà un caso che in Puglia sono stati abbattuti centinaia di migliaia di alberi a causa appunto di quegli specialissimi immigrati extracomunitari che sono gli insetti che stanno distruggendo appunto le piante? Sarà un caso che questa autorizzazione è giunta in questo momento? Questo non lo sappiamo, certo è piuttosto sospetto che questo accordo arrivi in questo momento, è sospetto che l'agricoltura in genere sia stata scelta come terreno di conquista non solo economica ma anche politica dei paesi del Nord Africa a danno delle regioni del Mezzogiorno, a danno della Sicilia e a tutto vantaggio delle regioni del Nord Italia, come dicevamo, ma anche del Nord e del centro dell'Europa. Questa Europa non è quella alla quale pensiamo quando rileggiamo gli atti istitutivi dell'Europa stessa, quando leggiamo gli scritti di uomini come Altiero Spinelli o come Gaetano Martino. È un'Europa che guarda solamente alla moneta, per difendere i paesi ricchi come la Germania e per colpire i paesi poveri come la Grecia. L'Italia dovrebbe cercare di uscire da questa forbice, dovrebbe cercare di alzare la testa e fare in modo che questo genere di episodi che oggi riguardano l'olio, che ieri hanno riguardato gli agrumi, che hanno riguardato la pesca, che potrebbero riguardare altri prodotti tipici come il miele, è accaduto anche con il miele quando l'Europa voleva far diventare miele la melassa e fu impedito. Dicevo, questo attacco dell'Unione Europea a danno delle regioni meridionali soprattutto, a danno dell'Italia soprattutto, a danno degli agricoltori delle regioni meridionali e del resto d'Italia, è un attacco che va sventato immediatamente e la reazione deve essere forte. Ci vuole un governo molto forte, molto deciso, in grado di dire che noi potremmo pure comprare a prezzi maggiori i manufatti delle aziende del Nord Europa o del Centro Europa se
nel centro Europa, nel nord Europa, comprassero a prezzi maggiori le nostre arance, il nostro pesce o il nostro olio d'oliva, ovvero se ci consentissero di continuare a effettuare le nostre operazioni agricole, le nostre coltivazioni con delle agevolazioni miranti a migliorare la qualità della vita degli agricoltori, oltre che la qualità del prodotto stesso. Noi vorremmo un'Europa più attenta alle ragioni del nostro paese, della nostra regione, e meno attenta, o forse meno dedicata quasi del tutto, a quelle che sono le speculazioni economiche e le speculazioni monetarie. Buonasera. Voglio essere libero. Libero come un uomo.